Derubato, ancora. Vedere Umberto Saba senza bastone e pipa è come pensare a James Bond senza la Walter PPK, pistola resa celebre dal film e quasi sempre presente nella fondina dell'agente segreto. Il paragone forse non è dei più nobili, ma rende l'idea. Perché prima Saba lo hanno costretto a smettere di fumare, togliendogli la pipa. Adesso il povero poeta e scrittore triestino è costretto a star senza il suo bastone. La notizia è recente. Presumibilmente uno di questi giorni, ignoti hanno spezzato e portato via il legno appartenente alla statua di Umberto Saba. Il dato è certo, il bastone non c'è più. Penso che l'hanno rubato per darselo in testa, visto che è vuota, a sentire il rimbombo. Poi, se è stato rubato o no, questo ancora non si sa. Nei giorni scorsi qualcuno ha dichiarato di aver visto il bastone spezzato dal manico, ma ancorato a terra. Sì, ma l'altro giorno l'avevo già visto che era spezzato, era già rotto. C'è l'ipotesi che qualche agente pubblico o personale qualificato lo abbia rimosso per questioni di sicurezza, ma la tesi più quotata al momento è quella di un atto vandalico. Hai rubato tu il bastone a Saba? Non c'è più. Guarda, volevo, ma dopo ci ho ripensato. No. Conosci chi è stato? No, magari. Guarda. Ci sai aiutare? No, peccato. Ma cosa pensi di questo atto vandalico? Potevano fare a meno. Ma sì, tanto cosa c'entra lui, Saba, povero. E se di questo si dovesse trattare, allora andrebbe a sommarsi all'altro furto subito da Saba, ovvero quello della pipa, più volte rubata e poi riposta, finché non si è deciso di non rimetterla più. Ma che stupidi, guarda, prima la pipa, dopo questo. Non so in che mondo viviamo, guarda, sono veramente triste. Sinceramente è una vergogna. Una vergogna. C'è gente che evidentemente non ha niente altro di meglio da fare. Non è stata lei, no? Non è stata lei. No, questo è suo. Troppo. Occhi aperti dunque. Lei si tenga stretto il suo comunque, perché non si sa mai. Sì.